erano due le bufere in quel momento, in quei giorni sulla Marmolada. Ce n'era una fisica naturale, la neve abbondante scesa nel giorno della visita, e ce n'era una politica, ovvero la contrapposizione fra Trento e Belluno per via dei confini della Marmolada. Proprio ieri si è tenuto il funerale del padre Frumenzio Ghetta, che è stato l'artefice della ricostruzione di tutta la problematica riguardante la linea confinaria con il scoprimento, con la scoperta dei cippi di confinamento. E padre Frumenzio Ghetta è stato, possiamo dire, il padre, ecco, del ripristino di quella che era una linea di confine secolare, se non addirittura millenaria. Per quanto riguarda questo aspetto politico, nella ricostruzione della visita del Papa sulla Marmolada c'è solo un appendice finale, che era la lettera praticamente inviata a tutta la diocesi in quel momento di Trento e Bolzano-Bressanone, che riguardava appunto la riscoperta della Marmolada come punto di fede, visto che lì era stata benedetta dal Papa una statua della Madonna di un artista di Belluno. In quella lettera, ecco, si capisce, si coglie quello che era stato anche un certo disappunto da parte del vescovo Alessandro Maria Gottardi per questa esclusione sulla sommità della Marmolada di una delegazione, sia essa politica fosse anche religiosa, e trentina. Difatti possiamo dire che l'unica delegazione che ha partecipato all'evento è stata quella rappresentata dal nostro Gianni Zotta, fotografo professionista di vita trentina, all'epoca giovane rampante nel suo settore, chiamiamolo così, fotografico e giornalistico, insieme al compianto, ne parlerà lui, che l'ha un po' incoraggiato ad andare avanti. Lì è stata una sfilata e un tantino anomala, sul perché il Papa fondamentalmente ha dimostrato e si era preparato nella sua tempra di Montanaro, effettivamente, e i richiami che lui ha fatto durante tutta quella giornata sono richiami ai valori non della montagna, dell'uomo di montagna, quindi in una simbiosi fra natura fisica e natura umana. Sono delle pennellate veramente di incoraggiamento ancora oggi, sono direi delle visioni profetiche di quello che è stato, perché lui cita appunto, ma in un parallelismo con i suoi concittadini e con i pellegrinaggi che lui aveva fatto nella sua Polonia. Grazie direttore.